Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, Gesù avverte i discepoli che è giunto il momento della decisione. La sua venuta nel mondo, infatti, coincide col tempo delle scelte decisive. Non si può rimandare l'opzione per il Vangelo. E per far comprendere meglio questo suo richiamo nel momento decisivo, si avvale dell'immagine del fuoco che lui stesso è venuto a portare sulla terra. E dice così: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso». Queste parole hanno lo scopo di aiutare i discepoli ad abbandonare ogni atteggiamento di pigrizia, di apatia, di indifferenza e di chiusura per accogliere il fuoco dell'amore di Dio. Quell'amore che, come ricorda San Paolo, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci fa amare Dio e ci fa amare il prossimo. È lo Spirito Santo che tutti abbiamo dentro. Gesù rivela ai suoi amici e anche a noi il suo più ardente desiderio: portare sulla terra il fuoco dell'amore del Padre, che accende la vita e mediante il quale l'uomo è salvato. Gesù ci chiama a diffondere nel mondo questo fuoco, grazie al quale saremo riconosciuti come i suoi veri discepoli. Il fuoco dell'amore acceso da Cristo nel mondo per mezzo dello Spirito Santo è un fuoco senza limiti, è un fuoco universale. Questo si è visto fin dai primi tempi del cristianesimo. La testimonianza del Vangelo si è propagata come un incendio benefico, superando ogni divisione fra individui, categorie sociali, popoli e nazioni. La testimonianza del Vangelo brucia ogni forma di particolarismo e mantiene la carità aperta a tutti, con la preferenza per i più poveri e gli esclusi. L'adesione al fuoco dell'amore che Gesù ha portato sulla terra avvolge l'intera nostra esistenza e richiede l'adorazione a Dio e anche una disponibilità a servire il prossimo. Adorazione a Dio e disponibilità a servire il prossimo. La prima, adorare Dio, vuol dire anche imparare la preghiera dell'adorazione che di solito dimentichiamo. Ecco perché invito tutti a scoprire la bellezza della preghiera di adorazione e di esercitarla spesso. E poi la seconda, disponibilità a servire il prossimo. Penso con ammirazione a tante comunità e gruppi di giovani che anche durante l'estate si dedicano a questo servizio in favore di ammalati, poveri, persone con disabilità. Per vivere secondo lo spirito del Vangelo occorre che di fronte ai sempre nuovi bisogni che si profilano nel mondo ci siano discepoli di Cristo che sappiano rispondere con nuove iniziative di carità. E così il Vangelo, con l'adorazione a Dio e il servizio al prossimo, ambedue insieme, adorare Dio e servire il prossimo, il Vangelo si manifesta davvero come il fuoco che salva, che cambia il mondo a partire dal cambiamento del cuore di ciascuno. In questa prospettiva si comprende anche l'altra affermazione di Gesù riportata nel brano di oggi, che di primo acchito può sconcertare. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione.
Egli è venuto a separare col fuoco. Separare che? Il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. In questo senso è venuto a dividere, a mettere in crisi, ma in modo salutare, la vita dei suoi discepoli, spezzando le facili illusioni di quanti credono di poter coniugare vita cristiana e mondanità, vita cristiana e compromessi di ogni genere, pratiche religiose e atteggiamento contro il prossimo. Coniugare, alcuni pensano, la vera religiosità con le pratiche superstiziose. Quanti sedicenti cristiani vanno dall'indovinatore, dall'indovinatrice a farsi leggere le mani. E questa è superstizione, non è di Dio. Si tratta di non vivere in maniera ipocrita, ma di essere disposti a pagare il prezzo di scelte coerenti. E questo è l'atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe cercare nella vita, coerenza, e pagare il prezzo di essere coerenti col Vangelo, coerenza col Vangelo, perché è buono dirsi cristiani, ma occorre soprattutto essere cristiani nelle situazioni concrete, testimoniando il Vangelo che è essenzialmente amore per Dio e per i fratelli. Maria Santissima ci aiuti a lasciarci purificare il cuore dal fuoco portato da Gesù, per propagarlo con la nostra vita mediante scelte decise e coraggiose. Angelus Domini nunciabit Mariae, et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, fedeli romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. In particolare saluto il gruppo Divino Amore proveniente dal Canada, gli scout di Rio di Loba in Portogallo e i fedeli polacchi. A tutti auguro
una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.